si è spento la mattina di oggi, giovedì 25 agosto, l'attore e doppiatore romano Enzo Garinei. Aveva 96 anni. Nato a Roma il 4 maggio del 1926, aveva fatto il suo esordio nell'esordio al cinema nel 1949, in Totò Lemocò, e con Il principe De Curtis, che fu per lui un maestro, realizzò diversi film. Nella lunga carriera ha realizzato più di 70 film e ha calcato per 50 anni i teatri italiani, spesso nelle produzioni del fratello commediografo e regista teatrale Pietro Garinei. Da doppiatore, Garinei ha prestato la voce a Stan Laurel in alcuni dei suoi film e a Sherman Hemsley, il papà della sitcom I Jefferson.